Il Sora torna a vincere in casa dopo 2 mesi esatti, battendo 1-0 il Real Monterotondo nei minuti finali con un gol di Palma, un gol di Rapina, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con i bianconeri che staccano i romani e salgono a quota 16 punti in classifica. Sora che impatta bene la partita, è già al terzo e pericoloso con Irillo, il cui destro viene deviato e poi sfiora il palo, calcio d'angolo e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Gagliardi sfiora la traversa. Al 15° ancora Sora pericoloso con Gubellini che avrebbe la palla buona in mezzo all'area del Real Monterotondo ma spara alto. I romani si difendono e poi pian piano vengono fuori nel finale di tempo, soprattutto da calci piazzati. Al 36° Crispino blocca un colpo di testa dell'ex Meledandri, troppo centrale la sua conclusione, e poi al 44° doppia parata del portiere bianconero, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Napoleoni, specialista dai calci piazzati. Il secondo tempo un po' più brutto da parte dei bianconeri, che però riescono a trovare l'acuto finale. E all'8° però il Sora si fa vedere subito con Tribelli che ci prova dal limite ma non trova la porta. E al 10° pericoloso il Real Monterotondo con Manca che entra in area ma Crispino lo stoppa in calcio d'angolo. Al 18° ancora romani pericolosi con Napoleoni da calcio di punizione e respinta di Crispino sul primo palo. Al 22° si rivede il Sora con Gubellini che si gira in area e con il sinistro manda di poco alto sulla traversa. Al 27° ancora Real Monterotondo che si fa vedere da calcio di punizione con Napoleoni, però il pallone finisce a lato. E al 29° ancora i romani pericolosi, Manca entra in area, il suo tiro però viene deviato in calcio d'angolo. Al 41° il gol decisivo grazie a una disattenzione della difesa del Real Monterotondo su un retropassaggio. Palma va a pressare il difensore che non si intende con il portiere, ci mette il piede l'attaccante bianconero depositando nella rete sguarnita l'1-0. E il Real Monterotondo nel finale si butta in avanti al 46°, al primo minuto di recupero il neoentrato Cuccioletta va vicino al pareggio mandando di poco a lato. E l'ultimo brivido, il Sora riesce così a conquistare 3 punti importantissimi prima della trasferta domenica prossima in casa del Tivoli.